manche da 5 ore l'una, 22 equipaggi arrivati da tutta Italia, oltre 120 piloti e una peculiarità unica nel suo genere. Le auto si sfidano la notte sul ghiaccio, sono rigorosamente di serie e hanno almeno 15 anni di vita. Si è svolta il 15 e il 16 gennaio presso la pista su ghiaccio La Rosière a Saint-Rémy-en-Bosse la terza edizione del trofeo Highlander Ice, organizzato da Colle Corse, associazione sportiva dilettantistica. Cari amici di Sesta Rete, eccoci approdati a Crevacol, dove oggi è una giornata davvero all'insegna dell'alto tasso adrenalinico, in compagnia di Davide Bianciardi, che è presidente dell'associazione sportiva dilettantistica Colle Corse, terza edizione Highlander. Quali sono le parole chiave intorno alle quali si snoda un po' la filosofia di questa associazione? Noi si fa due trofei in realtà, il trofeo Highlander, che sono quattro gare su terra, tre di 12 ore, una di 24. I piloti sono di 10-15 persone e durante la gara si dividono la guida, chiaramente si dividono le spese, così i costi sono inferiori e si riesce a avvicinare tutti al mondo del motorsport. David Bianciardi, presidente di Colle Corse e ideatore di questo evento, intende dimostrare quanto scendere in pista sia meno complicato e costoso del previsto e consenta ai partecipanti di vivere un fine settimana elettrizzante in un contesto paesaggistico, storico, culturale, climatico e gastronomico apprezzatissimo in tutto il mondo, come quello in questo caso della Val d'Aosta. Quali sono i criteri in base ai quali si partecipa e si organizza anche questo trofeo? Si corre solo con due ruote chiodate, dietro senza chiodi, per aumentare la difficoltà e guidare la macchina in derapata, che è ancora più adrenalinico perché te la macchina con due chiodi, vi garantisco che non è uno scherzo. Questo qui è un trofeo a sé e si chiama sempre trofeo Highlander, però trofeo Highlander Ice. E qui la formula è diversa. Le macchine corrono per 5 ore il primo battaglione e passano le prime 5 del turno. Poi c'è la seconda manche, sempre del solito numero di macchine, passano sempre le prime 5 e le ultime 10 si disputano la finale di 2 ore. Anni sono dell'A Team, questa è lo scoiattolo 2.0, la seconda macchina del team. Cosa si prova in questi momenti? C'è sempre il brivido, c'è l'emozione forte di quando fai le qualificazioni e quando fai le partenze, che è un'emozione indescrivibile, come un giro sulle montagne russe. La pista La Rosière, come si presenta e com'è il tracciato? La pista si presenta con una lunghezza di 700 metri, passiamo dai 12 metri di rettilinea ai 16 metri nei tornanti, per cui è molto ampia. È delimitata da bordi di neve per rendere sicurezza e alla pista possono accedere autovetture, quad, moto. La gara è lunga, è molto impegnativa, si gira anche di notte, però ci sono tantissime soddisfazioni. Sul ghiaccio la guida è veramente molto sensibile, quindi devi essere sensibilissimo nel sentire l'auto, nel sentire ogni minimo movimento della macchina, cercare di anticipare tutti i movimenti. Bisognerebbe cercare anche di preservare l'auto, perché più vai a sbattere e più rischi di non finire la gara. È una bellissima guida. Davide, ora sono cominciate le qualificazioni, poi come si prosegue? Per spiegare anche un po' come funziona ai non addetti ai lavori. Allora, le qualificazioni prima di tutto sono servite per dare l'ordine della griglia di partenza tra la prima e la seconda manche. In più ci sarà una classifica generale di tutte le auto partecipanti, perché a parità di giri comunque vincerà la macchina che ha fatto il miglior risultato nelle qualifiche. Alessandro viene addirittura da Roma, si è già qualificato?
Sì, abbiamo fatto le prove ufficiali adesso e vediamo se riusciamo a fare siamo riusciti a fare un discreto tempo. Ecco, se dovessi descrivere questo tracciato, come si presenta, quali sono le difficoltà? Ma diciamo che è un tracciato abbastanza corto, però abbastanza tecnico, perché ci sono dei punti strategici dove bisogna saper frenare e cercare di uscire il più veloce possibile per avere più velocità nel rettilineo successivo. Abbiamo qui con noi anche i direttori di gara, no? Simone Valentini. Allora, salve, buonasera a tutti. Capire qual è la funzione, no, del direttore di gara e in cosa consiste lo stato. Il direttore di gara è una figura che diciamo ha il controllo un po' su tutta la gara, quindi la responsabilità e il controllo. Abbiamo i commissari di gara che comunque sia, che nel momento in cui notano qualcosa che non va, vengono da noi e poi io e il presidente siamo le persone addette, insomma, a dare squalifiche oppure penalità, insomma, in base a un regolamento che è stato già scritto prima della gara. Quindi rigore, etica, concentrazione sono un po' le parole chiave intorno alle quali si snoda questa funzione, questa professione. Sì, diciamo che c'è bisogno comunque di una preparazione, in quanto bisogna essere vigili e soprattutto bisogna conoscere il regolamento alla lettera. Ecco, un regolamento che è cambiato nel tempo, insomma, ci sono delle novità? Sì, ovviamente rispetto a quando abbiamo iniziato anni fa, ogni gara succedevano sempre nuove cose e questo ci ha portato anche a modificare sempre il regolamento volta a volta, sia nelle nostre funzioni sia nelle funzioni dei gareggianti. Un'intera squadra, un intero team qui di fronte a noi, a quale team appartenete? Allora, siamo del team DABA. DABA nasce come macchine da drift, ha voluto fare anche una macchina che comunque era competitiva su ghiaccio e terra, abbiamo già fatto terra. Vi siete già qualificati? Sì, abbiamo fatto la qualifica come tante vetture, ce n'è ancora che devono ultimare, la macchina va benissimo, abbiamo un Volkswagen Maggiolone, l'abbiamo costruita e siamo andati poi su terra e adesso ci troviamo qui. Ringraziamo anche il sindaco Alberto Ciabattoni, che è sempre disponibile, col messo Joel, e quando possono ci danno una mano, ci agevolano e va tutto bene. Il tutto condito da voglia di mettersi in gioco, adrenalina e sano divertimento, all'insegna di una passione, quella per il motorsport, che riesce a creare in ogni evento emozioni che tutte le volte riescono a incantare come se fosse la prima. Classificato Enduro Resistance, non siamo noi. Secondo classificato Batman, yeah! Primi classificato Patata Boys, bravi a tutti. Sono fiero di tutti i miei piloti e spero che continui così. È stata una gara meravigliosa, veramente complimenti a tutti per lo spettacolo che hanno dato nella finale. La seconda gara del trofeo Highlander Ice si disputerà sempre a Saint-Rémy-en-Bosse il 19 e 20 febbraio 2022.